Capitano Super Lion a rapporto, signori! C'ho due capelli perché sono un capitano importante! Come dite? Ho sbagliato tipo di capitano. Quelli dello spazio non hanno il cappellino. Va bene, allora lo togliamo, tanto ne ho due. Boni! Oggi si spacca la Terra, siete pronti? Ma ha rotto le palle sto pianeta. Ma stancato, basta, basta, bisogna spaccarlo, perché, cioè, stanca, anche a voi vi ha rotto le palle il pianeta Terra, basta, ha fatto il suo tempo, ma bisogna distruggerlo, dai, hanno aggiunto nuove armi su Solar Smash, noi dobbiamo approfittarne, dico bene, ma certo che dico bene, dai, allora, la prima delle nuove armi che proviamo, io le riproverei tutte, perché non mi ricordo quali avevamo già provato e quali no, prima di tutto, sicuramente è nuova questa, sicuro. Il potere del fulmine, questo è un potere supremo che può distruggere la Terra. Proviamolo subito per vedere che cosa fa. Ricordiamoci che poi si può anche potenziare il potere del fulmine. Andiamo nel lato luminoso della Terra, guardate, nell'oceano. Oh! Cos'è? Ma è estremo! Ma è estremo! È proprio esagerato questo potere del fulmine. Non fa suoni però sto gioco, ma è meglio, fidatevi, perché non vogliamo sentire tutto il rumore del fulmine. Guardate a cosa abbiamo ridotto la Terra. Possiamo risanarla, mi ricordo bene, sì. Perché, no, no grazie, non è il momento di votarti. Però, che disastro. Si può ridurre il disastro causato dal fulmine, perché così è estremo, eh. Mi ricordo che alcuni dei poteri avevano tipo la possibilità di essere personalizzati, diciamo, capito? Avevano questa caratteristica. Vedo delle armi nuove anche qui, Vedo delle armi nuove. Però non trovo il pulsantino di personalizzazione delle armi. Queste sonde supreme, che cosa sono? E chi è questo figuro? Cos'è? Qua è pieno di novità. Anche questo che cos'era? Ma che è sta roba? Questo forse c'era, ma non me lo ricordo più. Dobbiamo provare tutte le cose una ad una, ragazzi. Va bene, ora ci mettiamo. Questa mi pare che la ricordo. No, non la ricordo un accidenti. Questa è una sorta di scudo provvisorio per il pianeta. Cioè, praticamente, se io adesso ci tiro qua un meteorito, vedi, lo scudo ha riparato il danno del meteorito, vedi? Funziona anche più volte. Ma questa cosa è veramente una tecnologia suprema di cui si sentiva il bisogno. E vedete però, questo potere qui, per esempio, infatti mi ricordavo così, puoi cambiare il numero di meteoriti e la velocità dei meteoriti, vedete? La potenza più che altro. E questa cosa qui io me la ricordavo molto buona, tra l'altro. Un po' mi manca però il sentire il boom boom. Però non... Posso migliorare la grafica, però il suono è andato. Io non lo sento. Non so se voi sentite, ma io non lo sento. Ho rotto qualcosa? Non mi risulta. Ho scassato tutte cose? È possibile. Fatemi controllare, perché può essere pure che io sia fesso, eh? Il volume? Ho toccato qui? È il bello della diretta, questo, ragazzi. Che ci volete fare? Silenzioso? No. Però... Ve l'ho detto che ci stavamo... Ho notato che la Terra voi la vedete leggermente ovale. Non lo è, chiaramente, non è ovale, però sentite... Quasi esagerato, devo dire, forse. Abbassiamolo un po', perché così ci stuzza le orecchie. Cioè, va bene che va bene, però... Con regolarità. Lo scudo sta per esaurirsi. Vedete, se io adesso esagero ancora un po', in mezzo a sto disastro di bombe... Lo scudo diventa sempre più arancione. E io continuo, perché sono malvagio, Lioneus! Guardo qui perché lo vedo più grande. Vedo quello che vedete voi se guardo di qui. Invece quello che vedo io è tutto piccolo e brutto. Quello che vedete voi è supremo. Abbiamo distrutto lo scudo. Però molto buono che ci fosse questo scudo. Molto buono. Resettiamo il pianeta che dobbiamo continuare le nostre prove. Io qua sono un test. Vuoi consentire a Solar Smash di tenere traccia di ciò che fai? No, non voglio che mi guardiate mentre cago. Grazie, anche perché è normale. Le applicazioni ce le portiamo tutte al bagno. Non è che vogliamo Solar Smash che lì ci smescia mentre siamo nel momento delicato e catartico della popò. Andiamo avanti? La prossima cosa che il signor Lioneus, il sommo Lioneus che avete voi davanti a questo vostro cospetto, vi fa vedere è lo schianto della luna. Questa io non mi ricordo se c'era, mi pare di sì. Comunque è fighissima. Ma non mi ricordo se c'era. Se spunta dall'altra parte
è fighissimo, non è spuntata, però guardate che cratere che ha fatto. Porca miseria, i miei complimenti signora Luna, lei sì che sa bucare per bene. Resettiamo nuovamente, perché per il momento vogliamo un pianeta pulito, dobbiamo vedere bene che fanno. Questo qui è un buco nero, sembra un buco nero. No, questo non c'era mai, non c'è. No, guarda, stai a mamma mia. Allora, questa non è accurato dal punto di vista scientifico, io sono uno scienziato, no? Sapete, estremamente scientifico. In teoria un buco nero, una volta che parte e inizia a assorbire materia, non si ferma più. Quindi non dovrebbe fermare, dovrebbe mangiarsi tutto il pianeta Terra, eh? Perché diventa sempre più grande, più roba mangia. Credo, cioè, so che è così, sicuramente non si ferma dando un mozzichino, ecco, dovrebbe mangiarsela tutta, sta terra delle balle. Mettiamone un paio. Che dite? Facciamo una faccina che faccina scioccata, avete visto? Così, oh, che bel pianeta. Oh, ho fatto il pianeta a forma di cuore. Oh, sono così. Sono morti tutti, sono rimasti tipo tre gatti, però... Però la distruzione del pianeta è a forma di cuore. Lo so. Non si può arrabbiarsi quando il pianeta è così figo. Io sono convinto che se succedesse davvero che il pianeta si distrugge, la Terra si distrugge, però a forma di cuore, ci sarebbe comunque chi è contento che si distrugga a forma di cuore. A forma di pisellino invece darebbe fastidio. Quello sarebbe un po' una presa in giro. Uno direbbe, ma scusa, distruggiti, non prenderci per il sedere. Distruggiti normalmente, esplodi tranquilla, fai quello che devi fare. Torniamo al fulmine, quindi il fulmine non si può personalizzare. Cioè fa il suo lavoro, perché fa il suo lavoro, il suo porco lavoro, devo dire, in un tripudio di luci e scintillii, scatafagna la Terra ben bene, devo dire questa cosa qua. Se ne mettiamo due o tre, secondo me, scatafagna anche il mio telefono. Guarda che coltre di fulmine che però che crea. Sto gioco è stupefacente. Mi intrippa proprio. Che bello. Guardate un po'. La ridotta un groviera, un colabrodo, una pisciatoia. Guarda, tutta bucata. Che schifo, porca miseria. Se ne metto un'altra, guarda, è la buca. Guarda, Guardala. Guarda, tutta perforata, tutta stuzzata. Guarda, è un ammasso di asteroidi. Questa è una distruzione della Terra che a nessuno piacerebbe vedere, Molto brutta. Procediamo con la seconda categoria, dove sicuramente questo è nuovo, mi pare. Proviamolo. Però, una mitragliatrice supersonica, mica male, Vediamo un po'. Anche qui, molto utile, perché puoi fare delle forme come tu più desideri. Per esempio, vuoi essere felice? Fai... una faccia felice per distruggere la Terra, così tutti quanti sono contenti. Vuoi invece essere triste? Fai una faccia molto triste per distruggere la Terra, così tutti quanti dicono la Terra sarà anche distrutta, però è triste chi l'ha distrutta, quindi ci stiamo tranquilli. Però, ho sbagliato, questo non era nulla. Se vuoi invece prendere in giro, allora gli fai un sedere, così. Vedete? E con la popò. Così sì, i terrestri si arrabbiano sicuramente, perché dicono, cioè, ci prendi per il sedere? E io dico sì, certamente. Però non è un'arma così letale. Cioè, con questa non muore quasi nessuno, effettivamente. Cioè, ci vorrebbe veramente tanto tempo per smitragliarla tutta. Quindi non siamo tanto contenti. Resettiamo il pianeta e vediamo cos'altro abbiamo. Sto vedendo una cosa interessante. Questo c'era. Ed era il classico raggio che si poteva potenziare, mi ricordo. Questo qui, pure. Questo era molto buono per fare i disegnini. Potevamo scegliere il colore. E anche la larghezza di questo super raggio supremo. Guarda, dello squagliamento atomico. Guarda qui. Stiamo facendo un pilastrino lì, lo vedete? Sta rimanendo un pilastrino centrale lì. Si salverà una persona sola e resterà da sola per tutto il resto del tempo. Guardate. Sembra proprio... lo vedete quello scoglio piccolino lì al centro? Sembra il picciolo di una mela. La Terra è una mela, è sempre stata una mela, non lo sapevate? Ora lo sapete, meno male che ci sono io. Poi qui mi ricordo, queste me le ricordo, erano le mine. Queste molto buone perché sia esplodono un pochetto così, poi rimangono lì conficcate, ma se tu... vedi? Santa Maria, che boato. Bellissimo. Resettiamo il pianeta che dobbiamo vedere poi. Questo mi pare che era quello che... si deployava? No?
Non ho capito. Questo non lo so se c'era. Che è sta roba? Ha formato una... Ehi! Non c'era, ma è bellissimo! Guarda che combinato! Ehi, santo c'è! No, ha distrutto tutto! Che boato colossale! Che distruzione mastodontica! Avete visto? Cioè, è bastato uno, che io ne ho fatto uno, proprio così, uno! Guardate! Arriva lì questo razzo di tecnologia aliena suprema, fa questa nuvola di... neutroni quantomizzati su marroni e poi quelli si contraggono e fanno boom e qua tutto. Guarda l'onda d'urto, non lascia vivo nessuno, trasformando la terra in una conca. Bellissimo. Procediamo con queste armi aliene. Queste mi sa che ce n'era solo una. Questa la mettiamo qui perché ho un vago ricordo di che cosa faceva. Mi pare che tirava un raggio. Vedi? Tutto qua? Questo era. Forse non c'era allora. Non me la ricordo. Sembra l'UFO di GTA. Magari mi ricordavo quello. Queste sembra... Guarda, guarda, ne puoi mettere... Ne puoi mettere moltissime. E questo è un bombardamento vero e proprio da parte degli alieni. Guardate che cosa epica. Bellissimo. Scusate sempre per questa terra vagamente... a forma di uovo. Era per farci stare lo scale tutto il gioco, perché ho l'iPhone che è un po' più lungo. Cioè, penso tutti i telefoni siano più lunghi che un... Vabbè, sentite, non lo so, ok? È venuto così. E poi la Terra è... Cioè, c'è chi dice che è piatta, potrò dire che è uovoide. Che poi leggermente uovoide lo è pure. Però nell'altro senso... Vabbè, non importa. Procediamo, credo. Mi pare che era leggermente... Non me lo ricordo più. Cancellate quello che ho detto, ok? Non penso che la terra sia piatta, comunque. Procediamo. Prossima arma. Abbiamo visto quelli alieni. Questa qui c'era già, mi ricordo. Questa c'era, era quella che lanciava quel raggio. Che mi ricordo questa. Non mi ricordo più qual è, ma penso sia questa qui. Lanciava sto raggio supremo. L'avevamo visto nell'altro video di Solar Smash. Esatto, che faceva malissimo e bucava la terra, suppongo. No, non la bucava, ma la trasformava anche questa in un deserto, perché bruciava tutto quanto, vedete, in un sole. Che figata questa. Ma supremo questo che sto vedendo, bellissimo. Mi piace. Prossimo, direi. Questo non c'era, credo. Ma non c'è neanche ora. Dove... Ah no, eccolo che arriva dal basso. Guardo da dove vedete voi che si vede più grande. Questo forse era quello che c'è. Ma non è che... Ma sta tagliando la terra? Ti prego, dimmi che sta tagliando la terra. Che è bellissima questa cosa. Guarda, sta facendo tutto il giro. Questo si può... Si può migliorare. Oh! Per 5, lo posso fare anche del colore che voglio io. Allora, così è lenta, ma secondo me guarda com'è veloce adesso. Mettiamola in un posto dove si vede bene. Tipo qua in Australia, scusa, Australia. Vediamo. Questo la taglia, te lo dico io. In un nanosecondo la taglia pure. Perché abbiamo messo la potenza suprema. Vedi? Questa secondo me continuerà a girare. Perché è lenta a girare? Però ho l'impressione che continuerà a girare finché non l'avrà completamente tagliata. E non penso che ci metta tanto, perché mi sembra che abbia una potenza interessante. Nel frattempo, mentre lui fa tutto il giro tondo, io vi ricordo che voi dovete fare il giro tondo pure. E certo, dovete mettervi lì a girotondare. Ma dove? Stasera alle 19, questo è il quando, il dove. Su Lion VGF Live, il canale delle live. Sul sito Viola, mi raccomando, vi aspetto. Trovate il link in descrizione e anche nel primo commento. Mi raccomando, non fatemi aspettare, che io alle 19 piango se non vi vedo. Piango, è normale. Ma sta tagliando. No, ma bene comunque. Sta tagliando bene, devo dire. Cioè, vedi? Sta facendo il suo solco, interessante. Sembra quando tagli la mela, no? Che se sei stupido e la tagli malissimo, la tagli a fette di così, io lo faccio. E così. No, non so se quando finisce il giro si ferma. Spero di sì, perché altrimenti dobbiamo rimanere a guardare il suo potere per 10 minuti qua. Per me alieni non sono proprio belli. Meglio i laser, comunque. Meglio il fulmine. Dobbiamo vedere quell'altra, quella mostruosa lì. Eh sì, continua a girare l'infame. Vabbè, abbiamo capito. Finché non la taglia completamente, dai. C'avevo prima io a tagliarla. Vediamo questa. Sempre qui. Prendo sempre questa zona perché è illuminata. Che è sto robo? È una supposta, ragazzi. La terra sta per beccare. È uno scavatore gigante.
alieno. Questo qui lo usano gli alieni per scavarci la terra, per vedere cosa c'è dentro, perché sono curiosissimi gli alieni di, con i loro nasi e le loro dita lunghissime, vogliono curiosare dappertutto. Dico, cosa c'è qui? E mettono le dita con questo suo dito bionico che stanno infizzando qui. Guarda là. Piccolo, questo non si può ingrandire purtroppo. Però mi pare, guarda, ha bucato proprio, era veramente un enorme stuzzatore. Lo stuzzare è proprio questa cosa qua che è stata fatta adesso. Questo è lo scudo. Cosa succede però se noi mettiamo lo scudo e sopra ci lanciamo lo stuzzatore? Tecnicamente dovrebbe essere proprio una cosa illegale quasi, cioè sono due cose che si contrastano. E infatti, vedi, lo stuzzatore si ferma sullo scudo. Scudo e stuzzatore sono come carta e forbice sasso, no? Uno contrasta l'altro perfettamente. Però devo dire che mi sa che lo stuzzatore... Vedi, sta già diventando giallo lo scudo. Mi sa che lo stuzzatore poco poco ci riesce a mettere le mani addosso al pianeta, eh? Vedi, già arancione, ce la fa. Sta stuzzando, ragazzi, ve lo sto dicendo, sta stuzzando. Nel frattempo che stuzza... Se avete l'uovo di Pasqua all'Ionico, io fossi in voi lo stuzzerei. Giusto per vedere che cosa c'è dentro, per mangiarci un po' di cioccolato. Lo trovate nei migliori supermercati. Anche online, se lo trovate. Se lo cercate, lo trovate. È buono. Cioccolato è sopraffino. Io sono un assaggiatore di cioccolato supremo. Qui sta ancora bucando. Però, mi sa che è inarrestabile lo stuzzatore. Ha carburante infinito. Vabbè, non diamogli la soddisfazione di stuzzare la terra, perché ha scassato. Ah, e qui... c'è il dulcis in fondo, ragazzi. Cioè, il fulmine era bello, devo dire la verità. Spammandolo dava soddisfazioni. Però questa creatura dell'oltremondo, secondo me, è suprema. Qua in questa categoria, la prima categoria, sono un po' gli eventi apocalittici. Buchi neri, tempeste solari, no? Quel cavolo che era, quelle cose là. La seconda sono armi tecnologiche, umane, futuristiche. Però la terza sono armi aliene. E la quarta sono i mostri. Purtroppo ce ne sono solo tre di questi mostri spaziali. Pensate se esistesse davvero. Tipo questo verme, ve lo ricordate questo? Cioè, pensate se ci fosse un verme gigante che tipo si aggira nello spazio. Non è mai stato. Potrebbe esserci, che ne sai? E si mangia i pianeti. Cioè, l'universo è così grande, no? Che ne sappiamo? Magari c'è un vermoide così, che da un pianeta all'altro se li fa tutti e li buca. E magari un giorno scopriremo un pianeta bucato con resti di denti di questa cosa gigante, una carcassa magari di questo coso qua morto che mangia i pianeti. Che ne sa, tutto può essere, ragazzi. Vi sto spaventando, no? No, dai, questo è fortissimo. Questo entra, lo buca dappertutto, è fortissimo. Però direi, e anche i tentacoli, ve li ricordate, sono supremi. Li faccio vedere perché magari qualcuno non ha visto il video precedente. Io penso a tutti. Ecco, sono molto bravo. Grazie, anche prego, grazie. Vedete, questo è molto brutto, stacca un pezzo del pianeta. Però è meno ingordo di quell'altro, questo qua. Perché vedi, si prende il suo pezzetto, se ne va. Non è uno che vuole mangiare tutto, e basta il suo. Ma adesso proviamo questo eremita dell'oltrecosmo. Vediamo com'è, perché questo secondo me... è uno cattivo, sta arrivando. Ecco! Ehi! È un... Non... Cosa sta... Prende a cazzotti il pianeta! Malvagio! Questo non penso che esista, insomma. Il vermoide cosmico ancora. Ma un cristiano che spunta dal cosmo e da un cazzotto ai pianeti mi sembra un po'... Possiamo metterne anche tanti, tipo, se ne metto tanti che si materializzano tutti insieme. Guarda! Gli alieni! Un consiglio di alieni! Che danno cazzotti alla te... che infami però, Cioè, gli alieni... Allora, se c'è qualche alieno in ascolto, chiedo scusa, però... Sono sicuro che voi siete molto più accoglienti e amorevoli di questi qua. Questi qua non erano bravi, però. Erano un po'... Cioè, capito? Cioè, se volete scazzottare, scazzottate... Cioè, c'è Giove. Giove è grosso anche. C'è gusto a scazzottare Giove. Scazzottate Giove. Sulla Terra no, perché ci siamo noi altri. Cioè, è anche brutto, no? Cioè... Poi fate voi, Non voglio dare... Non voglio essere sgarbato, ci mancherebbe... Però scazzottate... C'è anche Urano, che non è neanche più un pianeta, o Plutone, quell'altro cretino. Scazzottate quelli, che c'è gusto. Cioè, sono anche morbidi, non vi fate neanche male alle mani. La Terra è umida, poi
C'è tutta l'atmosfera che è urticante. Non, no. Lasciate stare, scazzottate quegli altri che è più bello. Però è molto bella questo potere. Ne metto tantissimi. Vediamo un po'. Guarda un po'. Eh? Avete visto? Scazzottano questi, eh. Voilà. Sono cattivi. Sono infidi e cattivi questi qua. Beh, direi che abbiamo visto tutto. Hanno aggiunto anche degli altri pianeti. C'è quello macchinoide, questo qua con gli scudi. Mi pare che ce ne siano altri. C'è Ade, che è tipo un pianeta tutto focoso con gli asteroidi intorno. Supremo, ecco, vedete. Se voi scazzottate questo, magari poi non va bene, perché scazzottando beccate gli asteroidi con la mano e vi fate male. Vedi? Vedi? Vi siete fatti male, perché quegli asteroidi sono esplosivi a quanto pare. E gli è passata la voglia adesso all'alieno, hai visto? Adesso l'alieno è lì che fa... mi hai fatto male, l'alieno. E ti sta bene, scusi, però in questo caso... paura degli alieni, vabbè. Lasciamo perdere, dai, ci fermiamo così, però stavolta è tutto. Non rapitemi, per favore, grazie signori alieni. Ce n'è altri da rapire, vi posso fare una lista io di chi è buono da rapire. Chico, e non solo. Lion, out!